Ciao stelline e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi torniamo su Black Clover Mobile. Io in questi giorni ho continuato a giocare continuamente, raga, è da Natale tipo che ci gioco fisso ogni giorno, faccio tutte le missioni, mi porto avanti e sono anche andato avanti con i summon. Infatti ho sbloccato quasi tutti i nuovi personaggi disponibili. Però adesso li andiamo a vedere. Oggi quindi torniamo con un nuovo video di Holy Heart Place a cui avevo reagito in un precedente video in cui ci mostra la tier list aggiornata della Season 2 di Black Clover Mobile. Allora, intanto partiamo con i nuovi personaggi che vedete sono quelli messi in basso perché la tier list che state vedendo è la tier list che aveva finito l'ultima volta ed era quella a cui avevamo reagito nel video precedente. Quindi a questa tier list viene apportata una modifica e vengono aggiunti i nuovi personaggi che sono Asta, Charmy, Gosh, Noelle in versione estiva col costume che praticamente riprendono l'episodio della spiaggia. E poi troviamo Kaono, Kyato, il vecchio che non ricordo neanche come si chiami, e Julius, l'imperatore magico. Quindi, fatte queste premesse, direi di iniziare e vedere come viene modificata questa tier list e dove vanno posizionati i nuovi personaggi. First things first, is in the current tier list I've gotten better or I've actually gotten worse. And starting with the D tier, I'm actually gonna go ahead and take Alec Dora from here and put him all the way Quindi il down. primo a scendere di posizione è Alec Dora, che dalla posizione C va alla posizione D. Ma tanto comunque sono personaggi che possibilmente non utilizzeremo mai e quindi poco importa. Mi dispiace per Alec Dora, And then for the C tier, I'm actually gonna go ahead and bump Luck all the way up into the B tier, probably as the Ok, worst character invece il secondo a cambiare posizione è Luck, che dalla posizione C sale alla posizione B, ma come peggiore tra i B. Questa cosa non ha tantissimo senso, però appunto il tipo del video specifica che a livello di danni è uno di quelli che fa maggiori danni, però ovviamente per il resto ha tante carenze e ci sono personaggi migliori. To be fair, against single target enemies, this is a special skill as well as also here. And then I'm also gonna go ahead and put Jack the Ripper also in. E un altro che passa dalla C alla B è il capitano Jack the Ripper. Che tra l'altro, devo raccontarvi questo aneddoto. Praticamente questo Natale avevo un sacco di biglietti, di ticket per fare i summon. E tipo non so quanti ne ho usati. Almeno tipo una quarantina. E in questa quarantina, indovinate un po' chi ho trovato? Jack the Ripper un sacco di volte ed era quello che proprio non volevo perché tipo uno dei pochissimi, anzi forse sono solamente due gli SSR che sono tipo in basse posizioni. Tra l'altro lui era l'unico SSR a essere in C e adesso è passato in B, che comunque non è che poi sia così alto, E invece Noelle passa dalla B alla C. Questo perché, essendo uscito anche il nuovo personaggio di Noelle, quello della versione del Toro Nero, già prima era abbastanza inutile e adesso lo è diventato un po' di più. Mentre la versione della Season 2, la versione in costume di Noelle, vedremo più avanti che sarà un ottimo personaggio, se non addirittura il migliore. Anche la versione regular di Charmy passa dalla A alla B. Credo valga lo stesso discorso di Noelle, essendo che c'è la nuova versione della season, di quei personaggi sono migliori rispetto alla loro versione regular e quindi ovviamente la versione regular scala di posizione. Poi andiamo con le modifiche nella parte della S, perché Yami, l'attacker rosso, quello regular, che è sempre stato in posizione S, questa volta scende in A. Tra l'altro io l'ho trovato ieri e dopo aver formato il mio team, che vi farò vedere magari alla fine di questo video, era uno di quei personaggi che volevo da sempre, ma che adesso è tipo inutile, perché vedrete poi che ci sono personaggi molto più forti che stanno in S, tipo Mars e tipo Lotus. E quindi questa cosa mi ha reso veramente triste, perché ho pensato perché l'ho trovato adesso? Però comunque è il gioco, è il caso, quindi fa niente.
Yamir Rosso passa in A. E anche Astar Rosso, quello della Season 1, passa in A. Quindi scendono dalla S alla A. Anche Charlotte passa dalla S alla A. E tra l'altro Charlotte era uno di quei personaggi che avevo proprio saldato nella mia squadra, nel mio team, e che ho dovuto togliere per fare spazio ad altri personaggi. Ok, quindi queste erano le modifiche alla tier list precedente, e adesso andiamo con i nuovi personaggi. Quindi Asta, il nuovo Asta della season 2, viene messo in B. Quindi è un personaggio intermedio. Io non l'ho ancora trovato e quindi non ho neanche avuto quella possibilità di provarlo. Però finora Holy Heart Place non ha mai deluso e quindi io mi fido del suo giudizio. Ok, successivamente va a mettere Charmy della Season 2 in S, perché è un healer blu ed è secondo me al pari di Mimosa della Season 1. Sono ottimi healer, super validi, e infatti vanno messi in S sicuro. Ghost della Season 2 lo mette direttamente in A. E se non sbaglio lui dovrebbe essere un supporter. Non ricordo il colore, ma dovrebbe essere un supporter. E comunque spiega anche che mette Ghost in A perché è un supporter ed è un ottimo supporter, ma ci sono dei supporter più validi che sono in S, ovvero William Vengeance, Finral e Valtos. Nel precedente video vi avevo mostrato la mia sorpresa nel vedere Finral e Valtos messi in S, perché non sono neanche personaggi SSR, quindi mi sembrava molto strano. Però di recente sono riuscito a trovare William Vengeance insieme alla sua skin, infatti l'ho aggiunta al mio team e il mio team è cambiato perché è un elemento chiave per il team. Poi il vecchio lo mette pure in B. Io non ho idea di cosa faccia il vecchio, non l'ho mai visto in gioco. Non mi ricordo neanche il suo nome, per farvi capire. Attenzione, perché lui stesso dice: abbiamo qua il miglior personaggio di sempre, ovvero Julius, l'imperatore magico, e lo va a mettere direttamente in S al primo posto. E infatti questo è il personaggio che assolutamente secondo me dovete avere nel team. Lui è attualmente il miglior attacker che possiate avere. Io infatti per fortuna sono riuscito a trovarlo dopo tantissimi tentativi, anche se ancora mi manca la sua skill, infatti è quella che sto cercando attualmente, però credo non ci sia nulla da dire. Quindi Kaono viene messa in A. Tra l'altro Kaono e Kyato possono essere trovati attualmente nei nuovi banner, mentre quello di Julius credo che sia finito ieri o oggi. Però in ogni caso credo ci sia la possibilità di trovare Julius. Anche Kyato viene messo in A. Vedete voi in base a quale personaggio può servirvi di più nel team. Decidete tra uno o l'altro in base ai banner. E poi rimane l'ultimo personaggio, che è Noelle, e che secondo me ovviamente andrà in S. E infatti va subito prima di Julius. E quindi questa è la tier list aggiornata attualmente, con tutti i nuovi personaggi che sono stati aggiunti nella season 2. I precedenti personaggi li avevamo già analizzati in un vecchio video che avevo fatto, sempre reagendo alla tier list di Holy Heart Place. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mostro il mio team attualmente, che è questo di qua. Con una potenza di 158.000 abbiamo Julius attacker livello 100, Mimosa healer, William Vengeance supporter e Mars defender, tutti livello 100, anzi William è livello 99 ancora, scusatemi. E una volta sistemati i personaggi, poi vengono successivamente quelle che sono le skill, i gear e i talenti, che è tutto un mondo a sé veramente complesso in un certo senso. E se volete vedere dei video specifici per le build dei personaggi, fatemi sapere qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo presto. Un bacio, ciao!